Tra poco si ricomincia con il main event della Premier Poker Sport da 1517 entries, 160.000 euro per il trionfatore. È scoppiata la bolla, 120 giocatori a premio. In questo momento di pausa ne rimangono 107 e abbiamo approfittato proprio di questo break per chiedere ad alcuni di essi le emozioni incredibili, possiamo immaginarlo, che stanno vivendo. Sentiamoli. Ma abbastanza emozionante, perché per me comunque è la prima volta che io vengo qua a Nova Gorica. E comunque tutto sommato bella gente, bella struttura, diciamo, è tutto qua. Quanti ci fai? No, io sono pre-out, sono uscito. Sei andato a premio? Sì, sì, sono andato a premio, sì. Uscito ora? Sì, sì, centesima posizione. Beh, come prima esperienza è una sensazione bellissima, perché per me è la prima volta che in un torneo così grande riesco ad andare in zona ETM. E adesso quante ci fai? Adesso? Adesso sono intorno a meno di 1 milione. Ambisco al tavolo finale, non lo nascondo, però ci vuole una buona dose di fortuna per arrivare al tavolo finale. È molto, molto simpatico, è una bella sensazione, poi poter giocare per una prima moneta di 160.000 euro è sempre bello e fa piacere. Quante ci fai? 2 milioni all'incirca. Se vinci come festeggi? Faccio un bel volo, un bel biglietto di volo con la mia ragazza e ci andiamo a festeggiare, non so, ai Caraibi, da qualche parte, una parte simpatica comunque. Beh, ancora è lunga, c'è tutto il D3, ancora è lunghissimo, non si pensa più ai premi, ormai c'è obiettivo tavolo finale, quindi i premi ormai sono passati, la bolla è scoppiata, 1500 entries sono tante, certo i paganti erano solo 120, quindi arrivare a premi comunque era più difficile rispetto a un altro torneo classico con una struttura diversa, è una bella emozione. Partecipai? Poche, sono sulle 500 e l'average 800, quindi saremmo in push of hold praticamente. Se però vinci come festeggi? Ah, boh, non lo so, bella domanda, non ho idea, non ci penso. Beh, sinceramente è il mio primo live che arrivo a premio, penso di, se vado avanti, di incrementare e continuare a giocare live. Quante chip hai? Come? Quante chip hai? Ho 780.000. Come giocherai adesso? Beh, cercherò di giocare un po' più aggressivo per avvicinarmi alla zona, al podio, diciamo. Giochi quindi per vincere o semplicemente per guadagnare un po' di più? Ma per vincere, direi che guadagnare di più non mi basta. Ma un bel effetto, ci speravo, stavo proprio lottando per arrivarci e è andata bene alla fine. E adesso come giocherai? Adesso sono più libero mentalmente e cerco di andare ai massimi. Sì. Quante ci fai? Ci ho 550.000 e quindi 20 bui, diciamo 20 bui, ma sono stato 20 bui di tutto il torneo, quindi posso tranquillamente arrivare fino a tavolo finale con 20 bui, io ci metto la firma. E se con quei 20 bui vinci, come festeggi? Ci ho un po' di idee per la testa e spero proprio di festeggiarle con quelle idee là, grazie. Molto bello, visto che è lungo, dura 3 giorni, arrivare è faticoso, spendi energie, è bello anche perché insomma conosci tutti e arrivare in fondo, dividere il premio con gli altri è una liberazione. Da dove arrivi? Vivo a Bologna, anche se sono di Messina, ma vivo a Bologna. Quante ci paghi adesso? Adesso abbiamo 10 bui, un po' corti perché a 122 player ho perso 2 colpi dietro fila, quindi siamo un po' strettini, ma non molliamo. Ma se vinci come festeggi? Ah, te lo dico dopo che ho vinto, non lo so, quindi è un'emozione che non ho ancora provato, quindi quando la proverò vedrò come festeggiare questo. Allora, non è che voglio fare lo sborone, io vado sempre a premio, e io praticamente mi chiamano Giacchetto al Salento e dico sempre chi colla perde, chi non mi conosce prova a collare e poi se ne va a casa, classico. E adesso quante ci fai? No, poche, ma non è un problema mio, è un problema degli altri, perché io pusho sempre. E se loro fanno call? What? E se loro si azzardano a fare call? Perdono, perché io dico chi colla perde, e loro perdono, sistematico. Ah, guarda, un'emozione unica, ci provi tante volte e poi ti ritrovi lì, è un'emozione inspiegabile, dai, inspiegabile. Bellissimo, complimenti, grazie di tutto.